Rientro, ok, vado. Ci siamo! Benvenuti a tutti quanti a questa diretta. Ma me lo tolgo subito il cappello perché fa un caldo allucinante. Benvenuti a questa diretta in cui finalmente vedremo insieme sorseggiando del buon caffè. No, è vuota la tazza, è come il product placement che fanno quelli di Bungie. Quando fanno le dirette che hanno la tazza di Destiny lì, è sempre vuota, fanno finta di bere, ma è bruttissimo. Questa diretta in cui vedremo insieme il video gameplay, così è stato definito, io penso sia gameplay trailer, di Red Dead Redemption 2. Intanto ringrazio tutti quanti per essere qua, siete già tanti e c'è anche Exploding Kitten 87 che è un bellissimo nick che si è abbonato al canale e che ringrazio. Quindi dicevo, questo gameplay trailer, io penso che, vabbè, sarà una cosa abbastanza condensata, non aspettatevi sequenze, secondo me non dovete aspettarvi sequenze chissà quanto prolungate, però, potrebbe essere interessante. Spero che ci siano sia delle scene completamente inedite anche per me, cioè quindi non estratte da quella lunga sessione che mi hanno fatto vedere negli studi di Rockstar, e magari anche qualche sequenza di quella sessione lì, così potete magari rileggere il mio articolo che io ho riportato sulle pagine home page su ebreave.it, che adesso vi spammo qua da queste parti. Eccolo qua. Potete rileggere il mio articolo avendo, diciamo, un riferimento visivo che è sempre importante. Magari siccome ve l'ho già raccontato più e più volte, vi dico appunto a quale fasi della sequenza giocata si riferiscono le singole scene. Io non so quanto durerà. Comunque, noi alle 17 lo facciamo andare. E poi magari ce lo rivediamo fotogramma per fotogramma. Anche Ice Gabri si è abbonato per 2 mesi consecutivi, lo ringrazio, e ci sono anche dei nuovi follower, fra cui Christian, Mikas e 6 altri follower. Purtroppo non mi vengono esplicitati, ma grazie a tutti quanti, ragazzi. Grazie di essere qua con me, di farmi compagnia. Se avete delle domande, le potete fare. Io vi chiederei adesso, visto che abbiamo una mezz'oretta di tempo, da aspettare, io direi che posso fare anche una prova tecnica, mi serve anche da prova tecnica. Vado sulla pagina di Rockstar e attivo il primo trailer, magari ce li riguardiamo tutti e tre, e vediamo se funziona tutto. Vediamo se funziona tutto. Questo è il primo trailer. Fatemi sapere se sentite tutto quanto, non vi preoccupate che con quello nuovo io sparisco, non vedete la mia faccia e sentite solo quello che c'è da sentire. Io mi eclisso, non parlerò nemmeno. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Ok, ecco qua. Questo, ragazzi, era il primo trailer, il primo, quello originale. È quello originale, iniziale. Infatti c'era scritto ancora Fall, non si sapeva ancora la data. Però vi ricordate che emozioni, che emozioni. Ok, Reject Junk. No, ma io durante il trailer non parlerò. Almeno la prima volta non parlerò. Beh, anche perché è giusto, no? Ce lo vogliamo godere tutti quanti. Magari mi sentirete sotto fare oh! Tipo una roba del genere. Ma spero di contenere l'entusiasmo. Spero di contenere l'entusiasmo. Sto riproducendo il video a 1080. Sì, a 1080.
Se avevate visto qualche artefatto, posso alzare lievemente il come si dice, il bitrate. Allora, derive no, su YouTube le live le abbiamo un attimo messe in pausa da già da qualche mese, perché non possiamo proprio fisicamente fare recast. Purtroppo va così. Mi domando dove sia Ale. Già, è partito per andare a quell'evento segreto di cui nessuno sa nulla. Esatto. Ale, ironia della sorte, non vedrà in diretta questo trailer perché è su un aereo. Forse si paga la connessione dell'aereo. Forse si paga la connessione. Spendendo tipo 44 euro per vedere 2 minuti di video. Ciao a tutti quanti. Elvis, la camicia tira gli insetti. Ovviamente. È anche profumatissima. Fra Fla, ciao Fra, ciao Storm, ciao Player from the 80s, ciao Sagi Twitch, e The Rib si è appena iscritto e anche Red Dead Orgasmo si è appena iscritto, e io mi sento di dire che forse è il nick più appropriato a questa occasione. Lollo chiede se Ale è a provare qualcosa di grosso. Ale è al QuakeCon, quindi io spero che sicuramente gli presenteranno il nuovo Doom Eternal, e poi spero che gli facciano provare anche un pezzettino di Fallout. Domanda che non c'entra molto con Red Dead: la recensione di We Happy Few. Allora, Zagashira, purtroppo We Happy Few agli europei è arrivato in estremo ritardo, anzi, formalmente avrebbe dovuto arrivare al lancio. Per fortuna degli amici di Evolve mi hanno, che è un'agenzia americana che gestiva solo i contatti per la stampa americana, mi hanno dato il codice un po' prima. Io l'ho scaricato ieri notte, oggi ho giocato giusto per vedere se funzionava, perché poi è stata una giornata molto piena. Quindi il playtest lo inizio stanotte insieme a voi. Alle 21 vado live in diretta qua su questo canale, quindi lo potete vedere insieme a me, We Happy Few, se vi va. Lo scopriamo insieme. Devo dire che la prima mezz'oretta che ho fatto, no, nemmeno mezz'oretta, ho fatto 15 minuti, sembra molto Bioshock, sembra molto immersive sim di quel tipo, e questo mi ha incuriosito moltissimo. Quindi se vi va, stasera dalle 21... dovrebbe essere una live di 2 ore, ma visto che probabilmente devo fare la recensione, forse vado lungo, o forse stacco alle 23, mi prendo un'oretta e poi dalla mezzanotte riparto. Al Capone 2403 si è iscritto al canale, grazie, grazie infinito. Infinite. Filino chiede: tu hai già visto il gameplay? No. Con Rockstar, ragazzi, non è facile vedere le cose in anticipo. Axis 93 si è iscritto, grazie, grazie infinite, ragazzi, siete veramente tanti. A che ora il gameplay, Gigi Paxerello? Alle 17 spaccate, quindi mancano 23 minuti in cui ci facciamo un po' di chiacchiere. Francesco, una domanda relativa a Red Dead, ma in realtà legata anche a molti altri titoli. Come mai ultimamente molte delle edizioni complete, tipo la Ultimate Edition di Red Dead, non vengono mai messe in vendita su Amazon? Almeno per quanto riguarda il mercato italiano. Sai che è una domanda a cui è un po' difficile rispondere, perché purtroppo, nel senso, sono un po' all'oscuro di quelle che sono le logiche commerciali di queste piattaforme. Io mi occupo di videogiochi, ma appunto non di distribuzione, e me la sono chiesta più volte, ma non riesco a capire esattamente. Forse il mercato italiano è in qualche maniera più rischioso, con cancellazione di pre-order fatte un po' furbescamente. Allora magari, visto che comunque le copie sono limitate, anche le grandi piattaforme di distribuzione preferiscono dedicarle ai mercati in cui sono sicure di venderle in maniera un po' lineare, limpida e pulita. Però è proprio l'unica spiegazione che mi è venuta in mente, non è sicuramente ratificata come ufficiale. Kuma Problems, benvenuto, benvenuto al canale, anche ti sparo col carcano. Benvenuti. Allora, Donato dice: ho appena finito Bloodborne, straordinario, sono molto contento, Donato, anche di rileggerti da queste parti, bentornato. E Se Story dice: bravissimo Donato, infatti bravo, sono contento, giocatelo, è sempre bello, Bloodborne è sempre bello. Kessen dice: penso sia una questione fiscale, tasse da pagare, anche questo è molto verosimile. Um,
Drake dice utilizza questo quando classificato PG di sì. Mi è partito il classificato PG 18. Vogliamo fare una prova con il canale italiano, vediamo se si vede tutto. Spazlo Games si è iscritto al canale, o forse è Spazio Games ma con la I maiuscola che sembra una L, e noi gli diamo il benvenuto anche a Spazlo Game o a Spazio Games, qualsiasi sia. Facciamo una prova con il secondo trailer di Red Dead, vediamo un attimo. Red Dead Redemption, secondo trailer ufficiale pubblicato 10 mesi fa, che dite, vado? Facciamo questa prova, vediamo se funziona anche tutto il canale italico. PEGI 18. Ricordate il secondo trailer, eh? Non è quello nuovo. You got some money for me, boy? Seen your name in our legend. You're a wanted man, Mr. Morgan. Maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. Quanto è figa la colonna sonora? We got lawmen in 3 different states after us. They chased us from the west, they chased us over the mountains. Open that gun! We'll need an extra gun. This place. Ain't no such thing as civilized. You're the only one of these fools that I trust. Where's our money? Do you have my bag? Always, Dutch. Ed eccoci qua, eccomi qua. Questo era il secondo trailer pubblicato qualche tempo fa, che annunciava appunto anche il rinvio alla primavera. Andrea Scibetta, Fossetti, mi sei mancato, era dalle 3 che non ti vedevo live. Andrea, mi sei mancato anche tu, bentornato. Ci sono anche nuovi follower, c'è John Smith per esempio, anche questo un nome sicuramente adeguato alla diretta che stiamo, cioè al gameplay che stiamo aspettando, e Severus Python, e anche Jeku Tricos, Andrea Soldier 93, ragazzi, grazie. E poi c'è Antonio Montana che si è abbonato per 7 mesi consecutivi, grazie. E Perseo 30 è molto vi amo, quando arrivate con questi nick siete già automaticamente i miei preferiti. Allora, c'è qualcuno, non mi ricordo chi, perché state già mandando tanti commenti in chat, e vi ringrazio per questo, che chiedeva se la sequenza che mostreranno sarà la stessa che hanno fatto vedere alla stampa in esclusiva, cioè che io sono andato a vedere in esclusiva per l'Italia. Non credo, cioè quella era una sequenza di 45 minuti, 40-45 minuti, non penso che la facciano vedere tutta. Immagino che questo sia proprio un video con un suo montaggio, e quindi che vada a prendere un po' delle sequenze di gameplay. Spero però che ci siano degli spezzoni di quello che ho visto, appunto, anche per poi darvi dei riferimenti visivi che vi permettano di rileggere la mia anteprima ma in una maniera un po' più, in una maniera diversa, se non altro. Magari che facciano il punto su, uno, il realismo, la virata verso il realismo, che è uno degli elementi che avevo riconosciuto appunto in questa nel mio primo incontro con Red Dead, e due, l'intelligenza artificiale. Io spero che vi facciano vedere, cerchino di farvi capire un po' come funziona l'intelligenza artificiale, perché è sicuramente uno degli elementi fondamentali di questo prodotto e di tutto il percorso creativo e produttivo che Rockstar ha fatto in questi anni. Si è abbonato anche Moncio, grazie infinite, e poi ci raggiungono Coccola Slabrata, Mirko P993 e Jacopo Corradi. Benvenuti, ragazzi. Allora, dunque,
visto che ci siamo, vogliamo fare un po' di vogliamo fare un po' di classifica prima di vabbè, mi partono le cose. Prima di vedere il terzo trailer ufficiale pubblicato 3 mesi fa, visto che abbiamo visto i primi 2, adesso ci vediamo anche il terzo, però facciamo anche un po' di riassunto di quello che è Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 è un prequel. È ambientato nel 1899, ma io penso che si vedrà anche nel corso del gioco lo scollinamento nel nuovo secolo. Quindi sono 11 anni, 12 anni prima rispetto a il primo Red Dead Redemption, che è ambientato nel 1911. Quindi scopriremo un po', cioè il gioco è incentrato sulla banda di Dutch. Noi prendiamo i panni di Arthur Morgan, ma nelle parole del team di sviluppo si capisce che il protagonista non è Arthur Morgan, è la banda di Dutch. E anche in quello che mi hanno fatto vedere quando sono andato da loro, da Rockstar, in effetti si capiva che questa banda è proprio come un organismo che si muove lungo l'America, un organismo ferito perché, insomma, all'inizio del gioco deve essere successo qualcosa di problematico, diciamo così. E, insomma, è in cerca, cioè deve riassettare un po' le fila perché poi vuole tornare alla ribalta, fare il bello e il cattivo tempo nel selvaggio West, sulla frontiera. Il problema è che quegli anni lì coincidevano proprio con gli anni della caduta del mito della frontiera, è la caduta del West selvaggio, appunto, come lo abbiamo visto in tanti film. Perché dopo l'esaltazione, dopo la febbre dell'oro, dopo il mito della libertà, insomma, qualcuno si era accorto che non si poteva lasciare che una parte del paese, di quel grande paese che era l'America, facesse un po' il cazzo che gli pare, ci fossero fuori legge e tutto quanto. Quindi, ancora prima che venissero a crearsi poi quelle sovrastrutture, legislative, ecco, e di controllo, che poi avrebbero preso il sopravvento, già c'erano degli enti di sorveglianza privati voluti dalle aziende ferroviarie, minerarie. Nasceva i semi della Pinkerton, arrivano da lì sostanzialmente. E quindi era un po' quel momento di caduta, quello in cui si barattava la libertà per una società un po' più regolata, costruita anche sul modello delle città che invece stavano nell'altra parte della mena, sull'altra costa, sulla costa est e non sulla costa ovest. HXZ, che chiede se ci sarà l'online. Sì, è già stato confermato, non penso che lo presentino oggi. Io personalmente, ma non ho nessun indizio a riguardo, credo che possano anche fare come fecero per GTA, cioè lanciano l'esperienza single player, diciamola così, l'esperienza open world, e poi l'online potrebbe arrivare dopo un pochino. Oppure, chi sa, magari ci stupiscono, a settembre ce lo fanno vedere e a ottobre, il 26 ottobre, quando il gioco arriverà sugli scaffali, ci sarà anche Red Dead Redemption Online, penso che si chiami così, omettendo il numero, la cifra. Sarà un semplice trailer, dovrebbe essere un trailer, ma APUS, non semplice, perché si vedrà proprio il gameplay, cioè giocato. John Smith 24 si è appena abbonato, grazie John, ti hai iscritto, sei anche abbonato, mi fa molto piacere. Ci raggiunge anche Rob e Mary, ci raggiunge anche Giorno Gaming, ciao, benvenuti ragazzi. E Red Dead Redemption 2 si è iscritto al canale, Tridimensionale si è abbonato, grazie ragazzi, grazie davvero. Red Dead Redemption, scritto come Red Dead rossa di capelli, Zagashira, o rosso di capelli, visto che non è esplicitato il genere. Fabins si è iscritto, Valerios Lione
Si è abbonato per 6 mesi consecutivi. Lione, è giusto in tempo per prendere il gagliardetto d'oro. Benvenuto, benvenuto. Mick, siete tantissimi, siete già 1200, mancano 10 minuti. Io ciao Fra, dice Arret, hype alle stelle. Anch'io abbastanza hype alle stelle. Bennix Official si è appena abbonato, grazie ragazzi. Mi fa piacere che siate così tanti. Vi mando degli abbracci veramente forti. Manca pochino, manca pochino. Ricordatevi che dopo averlo visto, ci fermiamo ancora qua. Io quando ve lo faccio vedere sparisco, mi silenzio, magari mi sentite dietro che faccio dei versi di, boh, lo so. Mattia intanto si iscrive, grazie, però sparisco, poi dopo ce lo rivediamo anche fotogramma per fotogramma, e se avete delle domande anche inerenti a il mio vecchio articolo, perché magari volete delle, vedendo il video vi sono venute in mente delle nuove curiosità, il vecchio articolo in esclusiva italiana lo trovate qua, se vi va di leggerlo. Siccome mancano 10 minuti, io farei la terza e ultima prova mostrandovi anche il terzo trailer ufficiale. Il terzo trailer ufficiale, sempre dal canale italiano, che quindi è questo, terzo trailer ufficiale, voilà. Zack, pronti? Questo non è quello nuovo, è quello pubblicato 3 mesi fa, perché sennò poi... Pronti? Vado? Poi fatemi sapere se anche questo si vede e si sente bene. Non preoccupatevi delle barre, Rockstar che c'ha questo formato molto cinematografico, un po' più verticalizzato, ma insomma il video è a 1080. Peggy 18. Listen to me, we don't want to kill any of you, but trust me, we will. Wake them up a little! This whole thing is pretty much done. We're more ghosts than people. You have got to keep faith. They will not crush us. Good old Dutch. My best friend. You know how we met? A pair of hucksters trying to rob each other. Back in 78 or thereabouts. You have to love yourself a fire. It's one of the blessings. Sure, we can have fire. And we can have the knowledge of fire. But with that comes the knowledge of everything. Gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes, brothers make mistakes. You'll never change. I know that. All of you venerate savagery. And you will die savagely. Stay strong. Stay with me. You have to love yourself a fire. Ed eccoci qua, ve l'ho lasciato tutto, madonna ragazzi, pelle d'oca, tutte le volte pelle d'oca, cioè i violini, la musica è perfetta. Questo trailer aveva l'unico inconveniente di non far vedere delle sequenze giocate un po' più estese, perché poi tutto è con motore in-game. Non so se avete visto, qua già si vedeva, tanto mentre mancano 7 minuti, qua già si vedeva una cittadina con una planimetria molto molto curata, molto attenta.
molto curata e molto attenta. E anche questa cosa qui, il design delle aree di gioco, sia di quelle appunto urbane, chiamiamole urbane, anche se insomma di parlare di urbanità in certi accampamenti o insediamenti era un po' difficile, ma anche delle aree open world, cioè sembra veramente che abbiano messo una cura maniacale nella definizione di qualsiasi, non voglio arrivare a dire centimetro, però cioè, ecco, qualsiasi anche area molto ristretta del vasto open world che ci troveremo ad attraversare. Locco Rules si è abbonato per 8 mesi consecutivi, grazie. Lion0085 si è iscritto, invece benvenuto. Kigalconf si è appena abbonato, grazie, e si è anche iscritto, grazie, grazie. Quindi vuol dire che insomma vi piace quello che stiamo facendo. Mattia 301104, benvenuto Mattia, si è iscritto al canale. Petrolic, 6 mesi consecutivi, quale occasione migliore? Grande, grande Petrolic, con il gagliardetto d'oro. E benvenuto anche Motosega666, che ha un nick. A che ora il gameplay? 5 minuti ragazzi, mancano 5 minuti, ci siamo. Io continuerò adesso a monitorare il canale di Rockstar Games Italy e farò fra 5 minuti un refresh selvaggio. Selvaggio, mi chiedono se ci sono in programma altre live alcoliche. Certo, facci tornare un po' tutti, però sicuramente prima di rinaugurare la stagione autunnale con settembre, quello che esce, insomma, sì, da settembre diciamo che possiamo partire dal 7, come arriva Spider-Man, poi c'è Shadow of the Tomb Raider, Dragon Quest, Spyro e via dicendo. Per fortuna Code Vein l'hanno rimandato perché sarebbe sparito di fronte a tutte quelle uscite. Prima di inaugurare la stagione autunnale vediamo una live alcolica di farla, anche perché siete sempre di più, vi state iscrivendo in tanti, vi state abbonando in tanti, fra cui Teuzzolo, Duke Reaper, che si abbona per 6 mesi consecutivi e quindi anche lui prende il gagliardetto dorato, Andoan Rex si sono abbonati, mentre Ragnar 98X e Teuzzolo 89 e Delux si sono iscritti. Che cos'è? Che cos'è, Robe? Che mandi le GIF? Che poi c'è un programma che me la fa vedere direttamente in chat, Robe. Max Eldorado, 8 mesi consecutivi. Grazie, grazie per tutti gli abbonamenti. Late Show quando ritorna? Serino è tornato oggi, ma si prende le ferie fino a lunedì e poi dobbiamo decidere un po' che cosa fare per la prossima stagione. Ci sarà una modalità Battle Royale, chiede Blazco. Allora, la modalità, e poi chiede, per PC uscirà? Allora, se mai uscirà per PC, comunque penso che vogliano continuare a portare avanti la strategia usata anche con GTA, quindi lasceranno passare qualche anno per ottimizzare e dovere la versione PC e anche magari per rivendersela a chi se la compra su console, ma poi se la vuole giocare su PC. Sulla modalità Battle Royale ci sono opinioni discordanti, nel senso che si adatterebbe bene anche a quel contesto, peraltro su GTA Online è già stata utilizzata, quindi non sarebbe una cosa fatta necessariamente per inseguire la moda dei Battle Royale. Però è anche vero che qualcuno ha confermato che non puoi focalizzarti su quella che è una moda attuale, che non sai quanto essere passeggera, devi avere un'offerta di base molto molto solida. Intanto siete 1422, vi ringrazio tantissimo ragazzi. Logan 3, Ruben trovato e Samuelito 88, mi era venuto, avevo letto Ruben trovato, invece probabilmente Ruben trovato, non so se è anche un gioco di parole. Desa si sono iscritti insieme a Lavremce, l'ho letto bene, TV, sì, e Roldmar si è appena abbonato. Ragazzi, mancano due minuti, refresh, ma del design di questa fantastica camicia ne vogliamo parlare? Questa camicia l'ho presa due anni fa alle tre. Sì, Chester Hype, hai ragione, se l'online sarà come quello di GTA puoi farci veramente qualsiasi cosa, non hai bisogno di fare una modalità Battle Royale, tirarla fuori da chissà dove, cioè viene quasi naturale mettercela dentro, cioè cambi le regole
di un death match e gli spazi ce l'hai, quindi possono andare sereno. Hai visto Quiet Man? Non l'ho visto a Quiet Man, non l'ho visto, lo devo vedere, intanto manca un minuto. Cioè ho visto solo le immagini ma non ho visto il trailer, non so neanche se lo stavano pubblicando, cioè lo pubblicheranno oggi, non so se l'hanno già pubblicato. Stasera alle 20, ragazzi, c'è il rotocalco, quindi tutte le notizie principali della settimana riassunte e raccontate da me, in questo caso perché Ala è in viaggio e gli altri sono tutti in ferie. La tazza dove sta? Sta qua, eccola, si può bere così o si può bere così, in tutte e due le maniere, è super figa. Refresh compulsivo, 16:59. Refresh compulsivo, 17, attenzione, pubblica Rockstar, pubblica. Pubblica Rockstar. Io ancora non lo vedo, neanche in quello, sono passato un attimo a quello internazionale, F5 Intensifies. Dai Rockstar, ma se ti immagini, ci trollano. Rockstar, non so se lo vedete voi, io non lo vedo, C'è? Speditemi un link se lo avete trovato, perché io non lo trovo. Red Dead Redemption 2, no ragazzi, speditemi un link su quello internazionale. Ok, ci sono, vado, mi eclisso e lascio il trailer. They'll probably hang you, buddy. You coming, buddy? In the late 1800s, America was evolving, on its way to becoming the most powerful country in the world. New immigrants arrived, thriving outposts became towns, and civilization was spreading rapidly into the huge, wild, and lawless frontier. With Red Dead Redemption 2, Rockstar Games aims to create a living world that's not simply open, but deeper. Come on, pretty boy. More interactive and detailed than ever. Pretty boy? Combining action, storytelling. We need to get those people warm and fed. And gameplay in new ways. As you live, ride, and fight to survive as an outlaw in a notorious gang. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. È meraviglioso, ragazzi. Fanno una video di spiegazione. To capture this pivotal moment when the age of outlaws was ending and the modern world was born. There is a huge world to explore, set across a range of America's heartland and frontier. From harsh mountain trails and dense forests to untamed swamplands and sweeping deserts, rugged livestock towns to modernizing cities and much more. All populated with a diverse cast of characters from turn-of-the-century life. Now shoo, please. I'm waiting for someone interesting to turn up. You play as Arthur Morgan, a trusted senior gun in the Vanderling Gang, a band of outlaws and outcasts on the run from the pressures of civilized life. We are gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. Each time they're forced to flee an area, the gang sets up a camp as a base. This is where gang members eat, sleep, perform chores, play games, and share stories. Anyway, I got caught by some hill country sheriff stealing a chicken, I think it was, and he decided I was going to be hanged for it. These are the people Arthur calls family, and you will get to know each gang member over the course of the game. So, you save the silly bastard's life, then you and him go robbing sheep.
Helping the camp with food and supplies will keep morale high, while spending time with other gang members can reveal new secrets, fun things to do, and opportunities for mischief. How about you and me go and redistribute some property? In and out of camp, the world is alive and responds to the player. Well, ain't this a rare treat? And your guns aren't the only way to interact with the environment. Call out to a passing rider. That's a nice horse. Talk yourself into trouble with a local tough guy. Clear out. Or out of trouble with a town sheriff. Or intimidate a witness into silence, and more. Keep your mouth shut. You're dead, friend. You don't want to involve yourself with this. Confrontations can be escalated or diffused. Take it easy. Do what you want. I don't care. You can form friendships. God, you did it. Or make enemies as you choose. You killed my cousin, you sick son of a bitch. Your actions have consequences, and it's up to you to decide just how honorable Arthur is. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? Shooting and fighting have both been radically improved to make combat deep and engaging at all times. Each weapon has unique characteristics with realistic reload and recoil that always keeps the player grounded and connected to the action in a gunfight. In a similar way, the bond with your horse is crucial and changes based on your treatment of the animal. Hold still, girl. Some breeds are better suited for certain tasks. I got a fella been looking for a decent workhorse like this for a while. Your saddle and saddlebags can store extra weapons, along with supplies and animal carcasses that you pick up while out roaming or hunting. Over time, the bond between you and your horse will grow, making them easier to control in tense situations. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil's got him. A rich and varied ecosystem thrives in the world, full of predators, prey, and scavengers, all smart and sometimes deadly. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Hunting helps the camp or earns you money. Wound an animal and you'll have to track them down. Animal pelts and other items you find can be traded for cash to use at general stores, gunsmiths, saloons, and elsewhere. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. This is a world that is rich in depth and detail, all designed to be explored on horseback or on foot. As you live the fateful journey of a gang of outlaws on the run across America. In the next gameplay video, we'll look at missions, activities, enemy gangs, robberies, other things to do, and much more, including the evolution of sharpshooting using the Deadeye system. Ragazzi, che cosa gli vuoi dire? Che cosa gli vuoi dire? È incredibile! È incredibile! È incredibile! È incredibile! Non c'è un singolo pezzettino della fase in che avevo visto io ed è tutto bellissimo, gli interni sono clamorosi, le luci, il feeling delle sparatorie è... Boh, mi sta scoppiando il cervello. Mi sta scoppiando il cervello, è oltre ogni aspettativa. Io l'avevo visto e ce l'hanno comunque rifatta a stupirmi su tutta la linea. Adesso noi facciamo una cosa. Ce lo prendiamo con la voce narrante in italiano. Ce lo guardiamo. Sapete che a me su Rockstar Italy ancora non c'è? Sapete che per me ancora non c'è. Se ce l'avete con la voce narrante in italiano, mi fate un favore, così lo guardiamo là. Official gameplay video. No, non esce in Italia. No, ancora niente, giusto? Mi confermate? Ok. Allora, ce lo possiamo riguardare...
ci possiamo riguardare questo qua in inglese. Allora, intanto mi fate un grande favore, vado un attimo a vado a condividere questa roba perché è incredibile. Esatto, incredibile. E sì, adesso ce lo fermiamo passo passo e vi racconto anche un po' meglio alcune cose, tipo il sistema di shooting, il sistema dell'intelligenza artificiale. Ok, mi dicono che non c'è ancora in italiano. Scusate se sentite delle notifiche, però sto un attimo coordinandomi anche con i ragazzi della redazione. Vi chiedo giusto due secondi, ecco, giusto per condividere, e adesso ripartiamo con quello. Dice, fra un po' arriva anche in italiano, ma se voi siete d'accordo, poi tanto switchiamo, perché praticamente adesso ci facciamo un po' di commento, quindi andiamo su... no, questo è il secondo trailer ufficiale. Non è questo quello che volevo, è questo quello che volevo, official gameplay video. Perfetto. Quando l'ho visto su PS4 standard era così bello? Allora sì ragazzi, cioè quando io l'ho visto, poi hanno aperto il mobiletto e mi hanno detto guarda dove girava, a 1080p su PS4 standard, io gli ho fatto siete fuori di testa, non so come avete fatto. Potrei attivare i sottotitoli. Impostazioni, sottotitoli. Inglese, traduzione automatica, potrei fare la traduzione automatica, ma ve la faccio io più volentieri. Ah, aspettate che... Ok, se no non si sente niente. Ripartiamo. They'll probably hang you, buddy. Beh, ma son venuti in inglese, sottotitoli, traduzione automatica. Ah, italiano, dovevo leggere, selezionare. Mi sono dimenticato anche dov'è la I. Da quanto sono, ok. You coming, buddy? In the late 1800s, America was evolving, on its way to becoming the most powerful country in the world. New immigrants arrived, thriving outposts became towns, and civilization was spreading rapidly into the huge, wild, and lawless frontier. Ok, qui vedete che vi ha fatto l'introduzione, quindi vi ha raccontato quello che dicevamo prima, quindi 1899, l'alba del nuovo secolo, la civiltà, la civilizzazione sta arrivando dall'altra costa su questa frontiera e abbiamo visto degli avamposti piccolini, più avanti ci sono degli avamposti anche più grandi, ma anche delle lande abbastanza brulle e selvagge. With Red Dead Redemption 2, Rockstar Games aims to create a living world that's not simply open, but deeper. Come on, pretty boy. More interactive and detailed than ever. E qua sì, la dichiarazione di intenti è quella che non vogliono creare semplicemente un mondo più vasto, ma un mondo più vivo, più denso, più pieno, più credibile. E la cosa figa. No, non si possono creare avamposti, passerotto, dopo lo vedremo, ma la banda si sposta automaticamente e fa un camp che però è automatico, no? Sostanzialmente, ma adesso ci arriviamo. E qui inizia il gameplay, come vedete intanto l'interazione dinamica con l'ambiente, i vestiti di Arthur Morgan si sono sporcati, guardate le animazioni. Combining action. Guardate i giochi di luce anche. Storytelling. We need to get those people warm and fed. And gameplay in new ways. As you live, ride, and fight to survive as an outlaw. Ok, qui come avete visto ci fanno. Ci raccontano sostanzialmente che c'è il Dead Eye. Lo avevano confermato.
Non sappiamo poi come sarà, come funzionerà per caricarlo, quale sarà la barra. Peraltro in queste sequenze hanno tenuto al minimo indispensabile l'interfaccia, hanno messo solo la minimappa sostanzialmente. Vi ricordo che il meccanismo di sparo è un po' particolare, nel senso che quando premete il dorsale del pad è come se sollevaste il cane della pistola, o comunque se premeste sostanzialmente, sì, sollevaste il cane della pistola. Quando lo abbandonate, quindi lasciate il dorsale, il cane parte, batte nel retro della pallottola, fa esplodere la polvere da sparo e lancia appunto la pallottola scartando il bossolo. Quindi c'è proprio tutta una dinamica, una fluidità anche nell'azione di sparare che dovrebbe essere diversa e molto più immersiva. Non è questa l'unica sequenza in cui si vede, fra un po' ce n'è un'altra. In a notorious gang. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. E qui c'è proprio una introduzione nel gameplay. The game prima is an attempt to capture this pivotal moment when the age of outlaws was ending and the modern world was born. There is a huge world to explore, set across a range of America's heartland and frontier. From harsh mountain trails and dense forests to untamed swamplands and sweeping deserts. La varietà di ambienti sembra veramente incredibile e tutti sono ottimamente costruiti. Qui anche le texture del terreno mi sembra comunque, per essere un open world, veramente ottime. Cioè, tecnicamente, ragazzi, è un lavoro impressionante. Personalmente la scena che avevo visto si ambientava nella valle con il fiume, che poi si rivede in qualche altro spezzone, ma mi sembra che anche la vegetazione sia molto, e anche lì c'erano delle foreste, ma per esempio quella che abbiamo appena visto con l'orso era molto più lussureggiante, molto più carica. Quindi poi abbiamo visto delle ambientazioni innevate, delle paludi. L'idea è quella di fare lo spaccio universale di tutti i vari ambienti, tutte le varie tonalità, tutte le varie atmosfere, tutti i vari panorami che caratterizzavano l'America centrale e di frontiera. Volete che lo metta italiano? Oppure potremmo finire così e poi ce lo guardiamo una volta in italiano, tutto dal principio alla fine. Tanto io me lo voglio rivedere. Che dite? Rugged livestock towns to modernizing cities and much more. All populated with a diverse cast of characters from turn of the century life. Now shoo, please. Non so chi siano esattamente questi personaggi, però appunto diciamo che almeno gli archetipi, raramente Rockstar mette personaggi storici realmente esistiti all'interno dei giochi, magari ci fa, diciamo, delle versioni un po' caricaturali, liberamente ispirate. Quello potrebbe essere appunto Nikola Tesla, come dice Elvis. Nel 99 Tesla stava in Colorado, sarebbe molto cool. I'm waiting for someone interesting to turn up. You play as Arthur Morgan, a trusted senior gun in the Vanderling Gang, a band of outlaws and outcasts on the run from the pressures of civilized life. We are gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. Ecco, qui vediamo la carovana, perché il gioco, come vi dicevo, il vero protagonista, cioè noi interpretiamo Arthur Morgan, ma il protagonista, intanto voi siete più di 1500, io vi ringrazio ragazzi, non so che cosa fare, grazie a chi c'è stato fino adesso, a chi deve andare, a chi vuole stare qua con me, grazie veramente a tutti. Dicevo, il protagonista è la banda, come adesso dirà la voce narrante, la banda sarà costretta piano piano a spostarsi, a migrare, anche perché probabilmente avrà alle calcagne il braccio probabilmente violento della legge. Tutte le volte che ci sposteremo comunque sarà fatto un campo base che ci permetterà di prendere le missioni della trama principale, di fare le missioni secondarie, ma anche di intrecciare rapporti con i personaggi non giocanti. Each time they're forced to flee an area, the gang sets up a camp as a base. This is where gang members eat, sleep, perform chores, play games and share stories. C'è il poker e, diciamo, l'insediamento
costruito dalla banda sarà l'area principale in cui potremo condividere storie, perché potremo anche ascoltare magari le gesta di qualcuno dei nostri compagni che ha fatto una rapina, potremo giocare a poker, magari vai a sapere quali altri giochi ci saranno, e potremo anche aiutare appunto nelle faccende, chores, come si dice in inglese, anche i nostri compagni. C'è da dire che, per esempio, quando l'ho visto io, anche in questo caso Rockstar voleva promuovere una maggiore interazione con l'ambiente di gioco. È una scusa per tirare fuori la tazza, no. In realtà Arthur Morgan ha sempre la sua tazza nella borsa e può, per esempio, andare a prendere dalla caffettiera un po' di caffè, scaldarlo sul fuoco, può mettersi a chiacchierare con gli altri personaggi, anche solo per il piacere di ascoltarli. E quindi è proprio un hub che... anche una funzione narrativa in un certo senso. Anyway, I got caught by some hill country sheriff stealing a chicken, I think it was, and he decided I was going to be hanged for it. These are the people Arthur calls family, and you will get to know each gang member over the course of the game. So, you save the silly bastard's life, then you and him go robbing sheep. Helping the camp with food and supplies will keep morale. Qui vedete una cosa importante. Intanto, vabbè, poi i membri della banda hanno il vizio di entrare nel merito delle decisioni che abbiamo preso anche durante le missioni principali o secondarie. Qua vediamo Arthur che, per rimpinguare le scorte di cibo, porta fisicamente un cervo. Più avanti lo vedremo ancora meglio, cioè quando andiamo a caccia il cervo non è che andiamo lì e viene lì con Cina più due cibo, ma dobbiamo caricarlo sul cavallo, e il trailer più avanti si focalizzerà anche sul rapporto con la cavalcata. How high, while spending time with other gang members can reveal new secrets, fun things to do and opportunities for mischief. Passare del tempo insieme ai membri della banda permetterà di sbloccare missioni principali, secondarie o anche altre attività, quindi diciamo migliorare i rapporti con tutti i membri della banda avrà anche una ripercussione a livello ludico, proprio di quantità di contenuti. You and me go and redistribute some property. In and out of camp, the world is alive and responds to the player. Well, ain't this a rare treat? And your guns aren't the only way to interact with the environment. E questo è una dichiarazione fondamentale, cioè una cosa che loro mi hanno detto fin da subito, anzi forse è stata la prima cosa che mi hanno detto, cioè volevamo che l'interazione con il mondo di gioco in Red Dead Redemption 2 non avvenisse solo attraverso la canna di una pistola. Puntare una pistola non è più l'unico atto disponibile per interagire con gli NPC, così come ad esempio succede in GTA, in cui gli NPC hanno tre stati: neutro, allarmato, che scappa, o aggressivo sostanzialmente. E qui invece loro hanno fatto tutto un lavoro sull'intelligenza artificiale che adesso andremo a vedere più nel dettaglio. Call out to a pass- Vedete? Guardate in basso a destra, ho fermato subito. In basso a destra, praticamente, allora, quando... vediamo se si riesce, vabbè, c'è un po' la sovrastruttura di l'interfaccia di YouTube, però vedete Stranger in basso, l'ultima cosa è Stranger, e accanto c'è scritto L2. Quando premete L2 focalizzate l'attenzione verso quel personaggio, e a questo punto può succedere, potete fare varie cose, potete tirare fuori l'arma con il classico dorsale destro, che è quello che serve anche per sparare sostanzialmente, oppure vedete, potete chiamarlo, salutarlo, oppure mostrarvi già aggressivi fin da subito. Questa serie di atteggiamenti prende il posto in maniera molto più dinamica e molto più integrata con il flusso dell'azione di un sistema di dialoghi a scelta multipla, solo che appunto l'azione non viene mai interrotta, e non solo. L'elenco di atteggiamenti che potete tenere dipende dal contesto. Infatti vedremo più avanti che non ci saranno solo queste opzioni. That's a nice horse. Talk yourself into Vedete? Qui intanto Lemoyne Rider, qui possiamo salutare oppure mostrarci aggressivi. With a local tough guy. Clear out. Or out of trouble. Oppure addirittura quando lo sceriffo ci sta
Vedete in alto c'è Wanted, però lui ci sta facendo, ci sta domandando delle cose, che non è che parte sparandoci come avrebbero, come sarebbero partiti tutti gli sceriffi del primo Red Dead o tutti i poliziotti di GTA. Qui abbiamo l'opportunità, anzi, di disinnescare, mi piace che abbiano usato defuse, perché è un termine a me molto caro, l'ho ripetuto mille volte, defuse, disinnescare una situazione di rischio. With a town sheriff, or intimidate a... Oppure potremo anche, nel caso in cui noi abbiamo avviato un atteggiamento aggressivo, potremo minacciare, dismiss, farlo andare via, oppure picchiarlo e prenderlo a botte in faccia. Witness into silence and more. Keep your mouth shut. You're dead, friend. You don't want to involve yourself with this. Confrontations can be escalated or diffused. Take it easy. Do what you want. Ready? Cioè, se non vogliamo affrontare, uno gli dice, vai, guarda, non me ne frega, fai quello che ti pare, poi magari lui mette la pistola, PAM! In faccia, You can form friendships. God, you did it! Or make enemies as you choose. You killed my cousin, you sick son of a bitch! Evidentemente c'è anche un sistema, io questa domanda gliel'avevo fatta, gli avevo chiesto, ma i cittadini si ricordano di te? E loro mi hanno detto, dipende, dipende da alcuni alcuni se ne ricorderanno perché avrai fatto delle azioni importanti, altri, come succede nella realtà, anche se interagiranno con te una volta, magari li ritrovi più avanti e non hanno memoria, perché giustamente è stata un'interazione sociale spicciola. Che alcuni invece, tipo se gli ammazzi il cugino, probabilmente se la ricordo, se gli salvi la vita perché gli hai strappato tolto la gamba da una trappola da orso. Your actions have consequences, and it's up to you to decide just how honorable Arthur is. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? Shooting and fighting. Un'altra cosa importante, le scelte avranno anche un peso morale. Sì, Rob, lo so, sono peggio del peggior Michele con i trailer di Dark Souls. Ma io ci vado pazzo per questa roba. Le scelte, poi dopo ce lo riguardiamo serenamente, una volta senza le mie spiegazioni. Le scelte avranno un peso anche sull'avanzamento della storia. Sappiate che potrete orientare anche l'andamento di missioni principali, l'andamento di missioni secondarie, e evidentemente avranno anche un peso nel mondo di gioco, perché anche questa scena che abbiamo visto, uccidere o risparmiare questo personaggio, potrebbe avere delle ripercussioni importanti. Grazie per il trailer italiano, guarda, ormai mancano 2 minuti. Have both been radically improved to make combat deep and engaging at all times. Each weapon has unique characteristics, with realistic reload and recoil that all... È stato migliorato tutto il sistema di combattimento e avete visto che ci sono varie possibilità, potete strozzare, prendere a cazzotti, diciamo che non è solo pugno e parata, e ogni arma da fuoco ha sistemi di ricarica e di rincuro realistici, e adesso vediamo, secondo me, se mi ricordo bene, una scena che anche solo a guardarla fa percepire quale sarà il feeling molto diverso, molto più avvolgente delle sparatorie. Always keeps the player grounded and connected to the action in a gunfight. Bellissimo. C'è quando fate l'headshot, boom, c'è forse una piccola vibrazione proprio della telecamera, che secondo me gli headshot sono difficili proprio da trasmettere, lo dico sempre, Destiny è forse uno dei titoli che meglio ci è riuscito nella recente storia videoludica. ID è anche molto brava, qui mi sembra che abbiano fatto, cioè, proprio l'attenzione minuziosa per i dettagli. Scusate se poi mi focalizzo su queste cose, ma sono quelle devils in the detail, no? Dicono gli anglofoni. In a similar way, the bond with your horse is crucial and changes based on your treatment of the animal. Hold still, girl. Some breeds are better suited for certain tasks.
Il rapporto con il cavallo sarà molto importante e cambierà a seconda di come tratterete l'animale, visto che sarà un'estensione del vostro deposito, perché poi ci potrete mettere armi che non potete portare addosso, perché non è che potete portare 40 fucili, nemmeno 6 fucili, ci potete portare risorse di cibo, risorse da vendere, quindi trattarlo bene è importante, anche perché mi diceva Rockstar che a seconda di come lo trattate risponderà o meno ai vostri stimoli, quindi se lo chiamate, magari viene da più lontano se è più affezionato a voi, no? Sostanzialmente. Altrimenti, se lo lasciate lontano e non ve ne frega nulla, l'avete trattato sempre male, gli fate un fischio, lui col cazzo sta a brucare l'erba, ma anche giustamente. Ci saranno varie razze, a seconda della razza, ogni razza sarà più adatta a determinati compiti. Qui, insomma, quindi probabilmente potremo anche tenere un po' più di un cavallo all'interno dell'accampamento. I got a fella been looking for a decent workhorse like this for a while. Your saddle and saddlebags can store extra weapons. Questo è quello che vi ho detto. And animal carcasses that you pick up while out roaming or hunting. Questo è quello che vi ho detto. Sulla sella potete mettere le carcasse degli animali che avete cacciato. Qui vedete addirittura è legato, cioè l'attenzione per i dettagli. Ci sono le corde che legano la carcassa del cervo. Oppure le armi secondarie. Robe chiede se ci sarà l'effetto calamita di quando si andrà a mirare. Lo so che nel vecchio Red Dead Redemption, così come in GTA, si può giocare con la mira manuale, ma insomma non sarebbe male avere un aim assist classico. Non lo so, Robe, ma secondo me purtroppo manterranno l'effetto calamita. Ah, una cosa importante però è che hanno moltiplicato le opzioni di personalizzazione dell'esperienza di gioco e dell'interfaccia. Questa è una cosa che qua non si vede, ma che mi hanno detto. Quindi probabilmente uno potrà scolpirsi sia il grado di realismo, perché magari vuole disattivare tutti gli indicatori. Qua adesso vediamo che c'è addirittura un indicatore per seguire le tracce di un animale. Magari anche quello possiamo toglierlo, adesso lo vediamo. Over time, the bond between you and your horse will grow, making them easier to control in tense situations. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil's got him. A rich and varied ecosystem. A seconda di come trattate l'animale sarà anche più facile da controllare e quindi si imbizzarrirà meno durante le situazioni di emergenza, durante le fughe, durante le sparatorie. Quindi, insomma, un po' Zelda-like, no? Dovete stare attenti a trattarlo bene, sto cavallo. System thrives in the world, full of predators, prey and scavengers, all smart and sometimes deadly. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Hunting helps the camp or... Qui vediamo la wildlife, la fauna, che insomma sarà regolata da atteggiamenti molto più complessi rispetto a quelli che regolavano la fauna nel vecchio Red Dead Redemption. E qui parla appunto della caccia e dice che sostanzialmente sarà un'attività che aiuterà il campo ad avere risorse alimentari. E qui fa vedere proprio il pezzettino che vi dicevo, se non erro c'è proprio una scia per seguire un animale. Earns you money. Wound an animal, eccola, and you'll have to track them down. Animal pelts and other... Una cosa bellissima anche qui, la virata verso il realismo, cioè quando siamo andati a caccia nella sessione di gioco che ho visto io, abbiamo tirato una freccia ad un cervo che era stato preso ad un fianco, gli avevamo perforato probabilmente i polmoni, l'abbiamo trovato qualche tempo dopo, che ancora qualche centinaia di metri dopo, perché era scappato lì per lì, non era stato one shot one kill, e l'abbiamo trovato che ancora agonizzava, quindi... Anche in questi frangenti, in queste attività che sono probabilmente secondarie, perché la caccia sicuramente non sarà l'attività principale e primaria della Dead Redemption, ma l'attenzione al dettaglio è meravigliosa. Items you find can be traded for cash to use at general stores, gunsmiths, saloons and elsewhere. E qua vediamo anche la ricostruzione degli interni, anche con l'utilizzo di un'illuminazione che è clamorosa, ragazzi. Io l'interno purtroppo l'avevo visto poco, avevo visto solo una banca, ma qui per questo vi dico che questo trailer in qualche maniera ha stupito anche me. Mi chiedono se posso dire sul pop-up della mappa. Guarda, io l'ho visto molto moderato quando me l'hanno fatto vedere, ma molto molto moderato. A tratti quasi inesistente, nel senso che quando sei dentro poi una foresta l'orizzonte non è così aperto per farti percepire il pop-up, assolutamente no.
E anche dentro la foresta c'erano degli elementi dinamici, dei sassi che cadevano quando passavi con il cavallo, insomma, una cosa veramente eccezionale dal punto di vista tecnico. Però quella era una demo controllata, così come questo è un gameplay che hanno registrato loro. Quindi purtroppo per quello bisogna aspettare un hands-on, che spero a questo punto non tardi. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. This is a world that is rich in depth and detail. All designed to be explored on horseback or on foot. Le animazioni del cavallo, non so se le avete viste, cioè quando lo fa girare, lo tiene la redine, sono incredibili, ragazzi. As you live the fateful journey of a gang of outlaws on the run across America. In the next gameplay video, we'll look at missions, activities, enemy gangs, robberies, other things to do, and much more, including the evolution of sharpshooting. Questa scena è esattamente quella che ho visto io, forse è l'unico spezzone che ho visto io. Comunque hanno detto che ci sarà un altro trailer di gameplay che farà chiarezza sull'evoluzione del sistema Dead Eye, ma anche sulle attività, la gang, quindi ci sarà un altro video gameplay. Quindi hanno iniziato un percorso di avvicinamento al gioco e peraltro, come vi dicevo, l'hanno fatto in maniera molto particolare, con un trailer che è quasi una guida alle nuove feature, perché questo gioco deve, fidatevi, deve essere spiegato bene per percepire quella che è la scala. Io quando l'ho visto sono rimasto abbastanza sbalordito e continuo ad esserlo anche dopo questi trailer. Comunque adesso finiamo e poi ce lo guardiamo in italiano senza la mia voce. Using the Deadeye system. Beh, ragazzi, comunque a Rockstar c'è veramente poco da dirgli. Adesso ce lo prendiamo in italiano, lo riguardiamo e poi se volete, ragazzi, avete qualche altra domanda, Rockstar Game Italy. Mi date il link di Rockstar Game Italy? Grazie, DJ Kala, grazie, grazie infinite. Voilà, torno. Io mi eclisso, che dite? Vi lascio 6 minuti in compagnia del trailer in italiano e poi rispondo alle vostre domande. Tanto è sempre bello da rivedere, ok? A fra poco. Peggy 18. They'll probably hang you, buddy. You coming, buddy? Nel tardo 800, l'America proseguiva nel cammino che l'avrebbe resa il paese più potente del mondo. L'afflusso di nuovi immigrati era continuo, fiorenti avamposti diventavano vere e proprie città e la frontiera selvaggia diveniva sempre più civilizzata. Con Red Dead Redemption 2, Rockstar Games mira a creare un mondo vivo, non un semplice mondo aperto, ma un universo profondo. Come on, pretty boy. Interattivo e ricco di dettagli come non mai. Pretty boy. In cui azione, narrazione, we need to get those people warm and fed, e dinamiche di gioco si intrecciano. Mentre vivi, cavalchi e lotti per sopravvivere nei panni di un fuorilegge in una famigerata banda. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. Il gioco cerca di far rivivere quel momento di passaggio che ha segnato la fine dei fuorilegge e la nascita del mondo moderno. Il mondo da esplorare, composto da paesaggi tipici del cuore dell'America e della sua frontiera, è enorme. Impervi sentieri montuosi, fitte foreste, paludi inospitali, vasti deserti, rozzi villaggi di allevatori, ma anche città in pieno ammodernamento e altro ancora. Il tutto popolato da un ampio cast di personaggi tipici della fine del secolo. Now shoo, please. I'm waiting for someone interesting to turn up. Puoi vestire i panni di Arthur Morgan, fidato membro di lunga data della banda di Vanderlinde, una gang di fuorilegge e reietti in fuga dalle pressioni della vita civilizzata. We're gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once.
and for all. Ogni volta che la banda è costretta a fuggire, deve accamparsi in un'area diversa del paese. È qui che i fuorilegge mangiano, dormono, svolgono lavori quotidiani, giocano e si raccontano storie. Anyway, I got caught by some hill country sheriff stealing a chicken, I think it was, and he decided I was going to be hanged for it. Sono loro, a tutti gli effetti, la famiglia di Arthur, e nel corso del gioco conoscerai ciascun membro della banda. So. Save the silly bastard's life, then you and him go robbing sheep. Aiuta a procurare cibo e scorte per mantenere alto il morale e trascorri del tempo con gli altri membri della banda per accedere a segreti, attività e colpi. How about you and me go and redistribute some property? Dentro e fuori l'accampamento, il mondo reagisce al comportamento del giocatore. Well, ain't this a rare treat? Le armi non sono l'unico modo per interagire con l'ambiente circostante. Puoi attirare l'attenzione di un passante, provocare il bullo locale, cercare le parole giuste per tirarti fuori dai guai con la legge, minacciare i testimoni e altro ancora. Keep your mouth shut. You're dead, friend. You don't want to involve yourself with this. Puoi far degenerare gli scontri o sdrammatizzarli. Take it easy. Do what you want. I don't care. Stringere amicizie. God. You did. O farti dei nemici, dipende tutto da te. Cousin, you sick son of a bitch. Le tue azioni avranno delle conseguenze e sta a te decidere quanto Arthur tenga al proprio onore. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? Le sparatorie e i combattimenti sono stati radicalmente migliorati per rendere gli scontri sempre più profondi e coinvolgenti. Ogni arma presenta caratteristiche uniche, rincule e tempi di ricarica realistici per offrire al giocatore la massima immersione durante gli scontri a fuoco. Il legame col proprio cavallo è un elemento essenziale e varia a seconda di come viene trattato l'animale. Ciascuna razza è più adatta a svolgere determinati compiti. Selle e bisacce consentono di trasportare armi extra, scorte e carcasse di animali trovate in giro o frutto della caccia. Nel tempo, il legame col proprio cavallo diventerà più stretto e sarà più facile controllarlo, anche nelle situazioni peggiori. Yeah, he's a great horse, aside from when the devil got him. L'ecosistema del gioco è ricco, variegato e pieno di predatori e prede. Tutti intelligenti e a volte letali. You wanna come with me? Show you how we hunt one. Vai a caccia per dare una mano all'accampamento, guadagnare denaro. Se ferirai un animale, dovrai seguirne le tracce per finirlo. Vendi le pelli degli animali e altri oggetti che troverai per procurarti i soldi da spendere in empori, armerie, saloon e altro ancora. This is God's own country and I feel I'm in purgatory. Red Dead Redemption 2 offre un universo ricco di dettagli, pensato per essere esplorato a cavallo o a piedi, nei panni di un fuorilegge e della sua banda in fuga attraverso l'America. Nel prossimo video di gioco daremo uno sguardo alle missioni e alle attività, alle bande nemiche, alle rapine e altro, oltre che all'evoluzione del sistema di mira e del Dead Eye. Vabbè ragazzi, che li vuoi dire? Comunque Rockstar è bravissima, eh? Non solo il video è esplicativo, ma epico nei giusti momenti, cioè ci sono delle sequenze veramente ben montate, veramente ben costruite, ottimo su tutti i fronti. Adesso sotto con le domande, se ne avete io sto qua finché vi va. Carlo chiedeva se ha messo dei conigli alla sella. Sì, quando uccidi conigli, se vuoi li puoi scuoiare per prendere solo la pelle, se li vuoi conservare li metti accanto alla sella e marciscono, cioè progressivamente se li lasci 3 giorni là, ovviamente con il ciclo giorno notte che ci sarà nel gioco, prima attireranno le mosche e poi saranno marci ed è completamente da buttare. Intanto ragazzi,
Scusatemi se mi sono un attimo fermato, grazie a chiunque si sia iscritto, grazie a chiunque si sia abbonato, grazie a chiunque ci abbia visto in silenzio, grazie a chiunque abbia scritto un commento, grazie davvero, è un bel momento penso per tutti i giocatori. Comunque quando un titolo di questo calibro con questo impegno produttivo si affaccia sul mercato facendo vedere tutto sto ben di Dio, è chiaro che noi non possiamo che essere molto molto contenti, anche al di là delle nostre preferenze, al di là della possibilità di acquistarlo almeno al day one, subito anche prima, cazzo. Ci sono i bordelli in cui divertirsi? Sì, me l'hanno citati en passant fra le varie attività, quindi sì, bisognerà vedere in che tipi di cittadine, sicuramente in quelle un po' più grosse, negli insediamenti un po' più piccolini, penso ci siano gli empori e poco altro. Secondo te, dice Pino, ciao Pino, devo chiamarti, lo so, abbi pazienza, ma questa settimana sono completamente da solo, come vedi e come vedrai stasera anche nel rotocalco alle 20 tutti qua, le notizie più importanti della settimana, fatemi compagnia per una mezz'oretta, anzi 25 minuti, che questa edizione sarà breve. Secondo me, chiede Pino, l'online parte dopo un po' o in contemporanea? Parte dopo un po', secondo me parte dopo un po', però questo è proprio una convinzione mia, non supportata da nessun fatto e nemmeno da nessuna tosse, strizzatina d'occhio. Poi ripeto, se lo lanciano subito io sono anche stupito, però con una mole così, forse anche a livello di pubblico fai bene a lanciarlo un po' dopo, per lasciare agli utenti assaporare questo ben di Dio di scrittura, questa ambientazione, e poi dopo, quando dopo un mese e mezzo, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo offline, allora si passa anche al cazzeggio o al competitivo o al, cioè competitivo, PvP, diciamo, online, ecco, no, non diciamo competitivo perché non penso che sia questo il gioco. Dopo il rotocalco ci sarà la live alle 21 di We Happy Few, se volete stare con me. Allora, si può giocare con altre persone o è solo in single player? No, dicevo, ci sarà l'online, però ancora devono presentarlo, e noi si pensa tutti che sarà un modello simile a quello di GTA Online, però poi vai a sapere. Si sa quando arriverà il prossimo video? No, per il momento non mi pare che abbiano confermato. L'hanno semplicemente annunciato, diciamo, alla fine di questo video, primo video ufficiale. No, non mi sembra. Vado anche a cercare sul sito di Rockstar per capire se hanno annunciato. Anzi, facciamo che scrivo e chiedo un attimo. Fossa, tu che l'hai visto giocato più di tutti noi, io non ci ho fatto caso, sulla mappa appaiono le X quando ci sono dei cadaveri, sia di animali che di persone? Guarda, io l'ho visto senza mappa, Sestori, l'ho visto completamente senza mappa, con l'interfaccia disabilitata. Mi dicono che è anche pronto il 4K, che ci ha messo un po', però io non lo streamo in 4K, però se volete vederlo è pronto il video in 4K, essendo in 4K a questo punto penso che giri su PlayStation 4 Pro. Fatemi chiedere se hanno per caso avete annunciato. Ma non penso che l'abbiano annunciata. Allora, asse invertita per la telecamera è possibile? Allora, asse invertita per la telecamera, hanno, per la personalizzazione dell'esperienza di gioco, dell'interfaccia, del gameplay, ci sarà di tutto, e peraltro le opzioni saranno accessibili in maniera un po' più comoda, ci saranno anche delle shortcut per disattivare al volo tutta l'interfaccia, quindi sì, per la personalizzazione aspettati di tutto. Fabio, Febi per rapidità. La personalizzazione del personaggio. Allora, ci sarà un sistema di sviluppo del personaggio che migliorerà le sue abilità con un sistema un po' Skyrim-like, quindi andando con il cavallo migliorerà l'abilità a cavallo, sparando con lo Winchester migliorerà l'abilità con il fucile da tiro, sparando con la 6 colpi migliorerà l'abilità con la 6 colpi, cacciando migliorerà la caccia e via dicendo. A livello di personalizzazione estetica per il momento non stanno facendo vedere nulla. Io immagino comunque che insomma un po' di sartoria
ci possa essere, anzi, anche perché probabilmente in qualche caso ci saranno anche delle missioni che richiedono fisicamente un vestito di un certo tipo. Versione PC non hanno detto nulla, e se arriverà sarà molto più tardi, ma non si sa proprio nulla, nulla di nulla. Posso diventare amico dell'orso? Non penso. Videogamers 11 si aggiunge ai nuovi follower, grazie, benvenuti. Si può cucinare? Io penso di sì, nel senso che l'interazione con i fuochi ci sono, cioè, e non solo, questa ve la dico proprio, Sam, vicino al fuoco, passando negli studi di Rockstar, io ho visto anche la scritta crafting. Poi gli ho fatto la domanda e gli ho chiesto: ci sarà il crafting? E loro mi hanno detto: se ha senso, sì, considera che è una roba che va verso il realismo, quindi non ti aspettare ad andare al fuoco e poi craftare, che cazzo ne so, la casa di legno e metterla lì. Magari si fa le frecce, magari appunto attraverso lo stesso menu puoi cucinare. Ci saranno romance secondo te? Ma io direi che, insomma, potremmo aspettarcelo, anche perché se siamo in una banda e siamo costretti a vivere insieme qua e là per l'America, cioè abbiamo i fuorilegge alle calcagna, gli sceriffi alle calcagna, appena una scopatina, insomma, faccela fare nel selvaggio West, che fai? Allora, graficamente era così anche su PS4 liscio, noti qualche differenza con queste immagini? Ma allora no, su PS4 liscia forse... avete presente i giochi Rockstar, i motori, il rendering Rockstar, che ogni tanto diventa polveroso, cioè un po' la grana, che secondo me è una prerogativa per... renderizzare un numero di pixel un po' minore, però non voglio poi, perché non voglio entrare nel merito, però mi sembrava che quell'effetto lì anche nelle animazioni, di scivolamento delle animazioni, ci fosse un po' su PlayStation 4 Pro, su PlayStation 4 normale, però ragazzi era miracoloso, cioè il rapporto fra l'estensione del panorama e la qualità del dettaglio e la qualità delle animazioni, delle espressioni, era miracoloso su PlayStation 4 normale. Poi su PlayStation 4 Pro penso che ci sia l'aumento della risoluzione e magari chissà quale altro miglioramento tecnico. Max, sì, sono ancora in live. Mi dicono... Ok, Sony conferma che il video è stato fatto con PlayStation 4 Pro, intanto, quindi... PlayStation 4 Pro, diversamente da quello che fecero vedere a me, e no, non hanno annunciato la data del nuovo trailer, quindi ci tocca aspettare, però ragazzi, il 9 agosto, un mesetto, 9 settembre, ma se facessero 9 settembre, prima settimana di settembre, un altro trailer, prima settimana di ottobre, a meno di un mese dal lancio, ci presentano il comparto online, pam pam, così proprio, pam pam pam. FantaZen, no, We Happy Few non l'ho neanche iniziato, l'inizio stasera in live con voi, i codici sono arrivati ieri notte, l'ho finito di scaricare stamattina e ho detto a questo punto lo inizio con voi ragazzi, alle 21. Fra, vero che Ale quando giocherà non avrà il cavallo? Esatto, Ale, oppure non lo so, lo farà battere contro gli alberi, contro le pareti. Ci sono cali di frame rate? Donato, io quando l'ho visto su PlayStation 4 liscia non ne avevo visti. Ovviamente nei trailer se non ce li mettono, però quando l'avevo visto io non c'erano. Secondo te implementeranno l'IA e il fattore realismo anche nell'online? Questa è una... domanda molto molto interessante, Simi, perché nell'online i rapporti importanti sono quelli fra giocatori, non quelli fra giocatori NPC, e io mi immagino se il tipo di esperienza online fosse similare a quella di GTA, insomma, ecco, appunto, l'importante sarebbe giocare con gli altri, non con gli NPC. Eppure è anche difficile spegnerlo, probabilmente, questo meccanismo di interazione con gli abitanti. Anche perché magari online ti vai a fare dei colpi e magari lì è bello invece interagire, anche perché a seconda delle interazioni che fate, il colpo potrebbe andare in un modo piuttosto che in un altro. Ad esempio,
lo dicevo sempre nel colpo che mi hanno fatto vedere alla banca quando sono andato da Rockstar, a un certo punto c'era il nostro compagno che ha dato una sberla in faccia al direttore, il direttore è svenuto e non abbiamo avuto modo di interrogarlo per sapere dove erano le chiavi. Abbiamo dovuto usare per aprire la cassaforte gli esplosivi, ma gli esplosivi hanno richiamato più guardie, quindi la sparatoria successiva, che è l'ultima che avete visto, quella con il Dead Eye in cui colpisce tre personaggi, era più complessa. E magari anche online è bello avere la possibilità di interrogare o stordire o uccidere un NPC, quindi immagino che l'IA verrà in qualche modo traslata. Per quanto riguarda il fattore realismo, anche quello mi sembra abbastanza connaturato al gioco. Poi tu ce l'hai, perché non mettercelo? Fermo restando che il fattore realismo, loro mi hanno detto che è un fattore realismo scalabile, nel senso che se vuoi, quando cacci un cervo, se non hai voglia di prendertelo, portartelo dietro e stare con l'ansia che ti marcisca perché arriva la mosca cavallina a farci le larve, allora che cosa fai? Lo scuoi e ti porti dietro solo la pelle, che dietro al cavallo ce ne puoi mettere 10 invece che un cervo solo, l'accumuli e poi la vendi senza problemi, no? Le armi sono personalizzabili? Non lo sappiamo. Però hanno detto che tutte sono molto realistiche nel sistema di ricarica e di rinculo. L'attenzione ai dettagli è così tanta. Nell'West si faceva, c'era chi segava fisicamente il toglieva la molla perché al cane, il cane è la parte della pistola che va indietro e poi batte sul retro della pallottola. Quando vedete nei film western la sventagliata così, si poteva fare in due modi: o si teneva premuto il grilletto in modo che il cane fosse libero e poi appunto si tirava indietro a mano e si lasciava andare, mimando con la mano, cioè replicando con la mano il movimento prima dell'esplosione, oppure si toglieva proprio la molla in modo che il cane non fosse più legato al grilletto. A quel punto non potevi proprio più sparare con il grilletto, ma facevi la sventagliata. Ciao Verior, ciao Verior. Chi segava il cane? Sì, limavano il cane, è vero, vero. Invece limarlo permetteva di che fosse più sensibile, quindi non dovevi premere fino in fondo, ma insomma bastava titillare il grilletto e boom. Franci, ho finito i fazzoletti. Sì, anch'io ragazzi, è stato incredibile, e davvero non mi aspettavo, ti giuro, vi giuro, non mi aspettavo una cosa di questo genere, nel senso che io l'ho visto per 40 minuti, però sciocco me a pensare che in 40 minuti potessero in qualche maniera esaurire tutte le sorprese che un open world così vasto e così dettagliato può avere. Comunque, ecco, il rapporto fra vastità e dettaglio è una cosa da sgranare gli occhi. La mappa secondo te come sarà? Io penso sarà grande vedendo la varietà di ambienti, penso anch'io, anche perché vista questa questa volontà, questa virata verso il realismo, non è che puoi mettere che passi deserto, bosco, neve, quindi immagino che ci saranno anche delle transizioni un po' più morbide. Già erano morbide quelle del primo Red Dead, però qua poi ci sono le paludi, avete visto ci sono diversi tipi di foresta, ci saranno dei perk, ci saranno delle caratteristiche del personaggio che saranno migliorabili nel corso del gioco. Non so se ci saranno dei perk legati al Dead Eye, e quello probabilmente lo scopriremo nel prossimo streaming. Passerotto chiede: torneranno gli zombie? Non credo, non so, penso che proprio il supporto post lancio nell'idea di Rockstar sia cambiato, quindi non, anche se Undead Nightmare è forse uno dei DLC più belli e fuori di testa, sopra le righe, creativi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo di tutta la storia dei videogiochi, io non fatico ad affermarlo, non penso che faranno, o forse se poi ci fanno anche quella sorpresa, io vabbè vado ad abbracciare, torno ad Edimburgo, gli suono il campanello, scusami, non voglio entrare dentro, solo dammi un abbraccio, perché questo gioco girerà anche su X1 e PS4. Theo Jackson, la prima volta che l'ho visto per 45 minuti l'ho visto su PlayStation 4 liscia, e torno ad assicurarti che anche lì è veramente bello da vedere. È veramente bello. Comunque io ho imbiancato tutta la casa, dice Christian, ogni volta che mettevi il video.
One X non si sa, ragazzi, la comunicazione è affidata a PlayStation, quindi scordatevi che prima del lancio si possa vedere sto gioco su piattaforme diverse, ma così come succede con altri giochi, Assassin's Creed si vedrà su Xbox e Xbox One X, cioè su Xbox One e Xbox One X, soprattutto sulla X. Questo si vedrà su piattaforme PlayStation, quindi purtroppo da qui a pochi giorni prima del lancio, probabilmente no, sulla versione Xbox One sapremo poco o nulla. Mi pare di aver notato nelle sequenze di caccia una sorta di occhio dell'aquila per forse vedere le tracce degli animali. Può essere? No, hai visto bene, c'era una traccia, c'era una sequenza, una scia da seguire per raggiungere un animale ferito. Non so come sarà implementata. È in effetti una concezione a quel realismo che vi dicevo prima, potrebbe anche essere disattivabile. Ma ragazzi, quel realismo sarà comunque, ripeto, modulare, cioè non pensiate che Rockstar voglia alienarsi adesso quei giocatori che ogni tanto hanno voglia, anche pur seguendo la trama principale o magari facendo una missione secondaria, così per spirito di completismo vogliono un po' staccare il cervello invece che seguire l'indizio scritto sulla mappa, seguire la X sulla minimappa. Succederà, ci sarà. Starà a noi però, insomma, scegliere come vorremmo giocare. Fermo restando che il primo Red Dead Redemption è stato forse uno dei primi titoli ad avere quel sistema per cui gli indizi per trovare il tesoro erano scritti solo sulla mappa e quindi andava proprio interpretata e bisognava trovare appunto le ambientazioni che erano state disegnate sui pezzi di stoffa di cartapecora che avevamo trovato. Se posso fare amicizia con gli uomini, posso farlo anche con gli animali? Non lo so e non credo, nel senso che all'assalto, quando nella sequenza che ho visto, non lo so, ma non credo. Nella sequenza di assalto che ho visto io, quando assaltavamo un pescatore, c'era anche un cane, però non era possibile interagire direttamente con lui. Indicazione ai propri compagni durante le rapine, invece sì, ci saranno sia dei bivi, sia con quel sistema che avete visto di interazione con gli NPC e di, come posso dire, stati d'animo, potremo dare delle indicazioni. Per esempio, anche molto banalmente, vi faccio un esempio, nella rapina che ho visto io c'era una ragazza della banda che doveva distrarre, entrare per prima e distrarre un po' i presenti, e dovevamo scegliere se farle fare il ruolo della damigella un po' ingenua in pericolo o della zoccoletta, la sciva, e quindi insomma magari quello, poi quello era una missione secondaria e l'esito sarebbe cambiato probabilmente poco, probabilmente, poi magari se ce la mandi dentro in una certa maniera, nessuno, c'è qualcuno che non viene, la cui attenzione non viene catturata e è più difficile innescare il colpo. Pensi che ci saranno sezioni sotterranee, ad esempio miniere? Beh, la corsa all'oro è finita, ma le miniere ci sono, quindi perché no? Grazie Asgard14Z che sei iscritto. Vabbè, ragazzi, io inizio ad avere un po' di... Ho parlato ininterrottamente per un'ora e mezzo. Quindi direi che... Io spero che questa live vi sia piaciuta. L'ho gestita in maniera, insomma, spero virtuosa. Vi ho fatto vedere prima il trailer, poi l'abbiamo commentato punto per punto. Sull'home page di avirai.it trovate il mio hands-on. Rileggetelo adesso. Rileggetelo adesso che avete visto il trailer e andate a cercare le correlazioni. Poi uscirà ovviamente un articolo di commento a questo trailer, però fate questa prova, cercate di capire anche, secondo me è anche interessante per capire come ci si rapporta alla critica videoludica e al racconto di un prodotto. Cercate di leggerlo adesso quel titolo, fermo restando che appunto questa è una versione PS4 Pro, io l'ho vista su PS4, quindi quel pezzo lì in cui io mi meravigliavo del rapporto fra qualità visiva e qualità dell'hardware, non ha senso, però insomma decade, ecco. Grazie a tutti quanti, grazie dei complimenti, abbracci, vi ricordo che fra 2 ore c'è il rotocalco, sarò ancora io da solo, ho fatto una selezione di notizie, citerò brevemente anche in apertura
Red Dead Redemption. Grazie Carlo per aver spammato il link dell'anteprima esclusiva. E poi ci vediamo alle 21 con We Happy Few, che scopriremo insieme. Nei primi 20 minuti ho già fatto un salto dalla sedia, quindi le atmosfere horror funzionano. Ciao a tutti, grazie, a presto. Evviva Red Dead, cazzo. Mi bevo proprio un tazzone di hype, guardala! Volevo solo dire che era incredibile! Era incredibile! Incredibile!